Alessandro Lupo. Il grande pittore, conosciuto per lo più dagli specialisti, dagli addetti ai lavori. Un suo quadro l'altro giorno era su Telemarket. Vabbè. Non ricordo se era Telemarket o Sant'Agostino, Case d'Asta. Vedete come poi tutte le cose ritornano. L'edizione è a cura della Regione Autonoma della Val d'Aosta. Quindi sarà un po' difficile trovarlo su qualche bancarella, può darsi. La sua fotografia con il cagnone, d'altronde uno che si chiama Lupo. Alessandro Lupo, un colorista del XX secolo. È scritto sia in francese, una parte in francese e una in italiano. Si sa che dalla linea del Po in su sono un po' tutti dei fanatici. I piemontesi si credono francesi, i valdostani si credono ungheresi. I romagnoli si credono austriaci e così via. Alla faccia, oggi era il giorno della Repubblica, la festa della Repubblica. Questa gente sta insieme col collante. L'avevano detto i monarchici che la Repubblica sarebbe stata un palliativo, un'illusione. Hanno votato tutti la Lega perché sperano di dividere di nuovo sta cazzo di Repubblica, in paese e paesini. In contea, in ducati. Guardate qui, un dipinto di Émile Bernard. Un suo ritratto di Émile Bernard. Tanto per farvi capire chi era quest'uomo. Alessandro Lupo, invito la signora vostra a voler visitare la propria mostra personale che si inaugura alla Galleria Runco, Biella, domenica 23 maggio alle 10:30. Galleria Ronco Bial. Lupo in una caricatura di Vellan. Qui finisce l'apparato critico e inizia l'apparato delle opere. Aveva una mano quest'uomo. Guardate che roba.
Il piccolo ribelle, 1938. Olio sul cartone. 30x40. Guardate che marina. Mattino d'ottobre in laguna. 1939, olio su tela. 85%. 1,80% in orizzontale. Facile che fosse un 80%, anche se ci scrivono 85. Di solito le misure delle tele sono standard, non c'è un 85%. Ma anche se ci fosse. Bibliografia. Bene.